La chiamano la classica delle foglie morte perché è una corsa caduca, la corsa finale della stagione che sa di addio e arrivederci. È l'ultimo giro di Lombardia di Thibaut Pinot, che oggi saluta il ciclismo pedalato. L'ha vinto nel 2018, subito dopo i due successi di Vincenzo Nibali, che l'addio al ciclismo e a Lombardia l'ha dato un anno fa e oggi presenta la partenza da Como. La chiamano, forse chiamavano così, anche perché si corre all'esordio di un autunno che però si sposta sempre più in avanti. Allora un Lombardia caldo, torrido, con una start list favolosa, Roglic, Evenepoel, il bicampione in carica Tadej Pogacar, mai battuto nel percorso fra Como e Bergamo, né se per questo in quello fra Bergamo e Como conquistato l'anno scorso. Madonna del Ghisallo, Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta, Ganda, finale a collo aperto a Bergamo Alta, 238 km per oltre 4600 metri di dislivello per l'ultima monumento annuale, ma con un tratto facile nel finale che può rendere la corsa aperta e tattica. All'inizio però c'è subito una notizia fondamentale per questa gara: cade Remco Evenepoel, insieme a lui anche Hindley Omen, Van Sevenant, Bax, che si ritirerà col femore rotto. È ancora incubo caduta per Evenepoel a Lombardia, ma stavolta non ha grosse conseguenze. La botta però c'è, sanguina dal gomito e dal ginocchio, tornerà in gruppo qualche minuto dopo, mentre la fuga ci aveva messo 30 km per riuscire ad andarsene, ma i ritmi sono altissimi. Rimane sempre lì a 3-4 minuti, si stacca Henrik Maas sul passo della crocetta mentre parte Ben Healy, il funambolico irlandese, parte come al solito a oltre 80 km dalla fine, poi inizia a staccare tutti, prima Holley, poi Marcellusi, se ne va da solo Ben Healy. Siamo arrivati però sul passo Ganda e allora dietro si muove Adam Yates, compagno di Tadej Pogacar, per andare a mettere in difficoltà la Jumbo-Visma, che ha perso quasi tutti gli uomini e è rimasto solo Primož Roglič. Questo attacco di Yates seleziona tantissimo il gruppo, vanno a riprendere Healy e nel frattempo si stacca Remco Evenepoel con tutte quelle ferite. Era molto difficile rimanere in gara. Dal gruppetto selezionato dei migliori parte Aleksandr Vlasov, che si trascina dietro i due Yates, Bazzoli e Carapaz fra gli altri. Rimangono indietro Roglič e Pogacar a guardarsi, ma poi Tadej Pogacar sgasa via da Roglič, riprende quelli davanti e attacca nei chilometri finali del passo Ganda. Verrà ripreso ancora da un ottimo Vlasov e poi dagli altri con Roglič, ma in discesa Pogacar prende 10, 20, 30 metri, 5 secondi, 15 secondi, si guardano dietro ancora una volta. Tadej Pogacar è riuscito a evadere in discesa dopo aver attaccato in salita, guadagna tantissimo mentre dietro cincischiano con la sua potenza Tadej Pogacar, che però è vittima di crampi a entrambe le gambe. A 12 km dalla fine riesce eroicamente a superare il momento difficile, arriva con oltre un minuto su colle aperto in mezzo a un putiferio di gente. Tadej Pogacar ha lasciato tutti lì senza neanche dover attaccare, in discesa andandosene via mentre gli altri dietro si guardavano. Tadej Pogacar è nella leggenda. 3 Lombardia corsi, 3 Lombardia vinti, a fare tripletta prima di lui solo Alfredo Binda e Fausto Coppi, nomi che fanno venire i brividi. Arriva in solitaria stavolta Tadej Pogacar, era arrivato insieme a Fausto Masnada ed Henrik Maas nei due anni passati. Dietro di lui la volata dei battuti la vince Andrea Bazzoli, che prende il posto da capitano di Evenepoel dopo che si stacca il belga per la Quickstep Sudal. Ottima prova per il bazzolino, ma Tadej Pogacar ha illuminato ancora una volta le strade del Lombardia. 52 secondi di vantaggio sul gruppetto con Bazzoli, Roglič, Vlasov, Yates e Rodriguez, staccato nel finale Carapaz, mentre Remco Evenepoel, tutto incerottato, alla fine vincerà la volata del gruppetto arrivato alle loro spalle. Andrea Bazzoli conquista un ottimo podio in una monumento e l'anno prossimo molto probabilmente potrà giocarsi delle carte da capitano alla Lidl Trek. Questo invece è stato il Virage Pinot, la curva Pinot organizzata dai tifosi, con 3-4 mila persone ad omaggiare il romanticissimo corridore francese nella giornata che incorona ancora una volta Tadej Pogacar, virtualmente imbattibile a Lombardia, 3 su 3 per lui. Questa era Pietre per GCN, questo era l'ultimo highlight dell'anno. Noi ci vediamo nel 2024.